Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, intanto vogliamo parlare di come ogni volta che mi metto a filmare nel background c'è Gatto Driver che o si fa il bidet o come in questo momento dorme tipo spiaggiato, vabbè. Comunque, qualche giorno fa mi è capitato di vedere un video di Xleta, che è una ragazza tedesca che seguo, e ha fatto un video in cui praticamente faceva, cioè pronunciava correttamente dei marchi, nomi dei marchi che noi tutti conosciamo ma che evidentemente non sappiamo pronunciare, almeno io ci sono rimasta perché evidentemente non so pronunciare tre quarti dei brand che conosco e quindi mi sono detta ok, facciamo la stessa cosa e proviamo a cercare qualche marchio appunto conosciuto però con la pronuncia che non si sa bene quale sia, quindi oggi scopriremo effettivamente qual è la pronuncia dei marchi che tutti noi conosciamo ma che fino a questo momento abbiamo pronunciato male, io per prima. Primo brand che sicuramente tutti conosciamo è Levi's, ok? Io l'ho sempre pronunciato Levi's fino a quando ho sentito gli americani pronunciarlo Levi's e poi mi è venuto il dubbio, ma com'è che si pronuncia veramente Levi's, Levi's, boh? E cercando su internet mi sto rendendo conto in questo momento che si pronuncia Levi's, ok? Quindi evidentemente l'abbiamo sempre tutti pronunciato male in Italia, ma è Levi's, ragazzi, Levi's. Penso che in ogni caso il 90% delle volte in cui dovrò menzionare questo marchio dirò comunque Levi's, anche perché immaginatevi andare in un negozio, no, di jeans o insomma di abbigliamento e dire un paio di Levi's, secondo me ti guardano tipo insomma non è che ti fai figa, no, si dice Levi's, e invece no, si dice Levi's. Altro marchio famosissimo che tutti conosciamo è Zara. Io l'ho sempre pronunciato Zara, si scrive Zara e l'ho pronunciato Zara, insomma, sapendo che poi è spagnolo, penso che si pronuncia allo stesso modo. Però, vedendo qui su internet, dicono di no. Praticamente Zara è sbagliato e si dovrebbe pronunciare Zada, con la D, Zada, perché il dialetto castigliano del nord, le Z si pronunciano con un suono tipo TH, quindi Zada è difficilissimo, come faccio? E le R sono più assomiglianti, cioè e la R assomiglia di più a una D, quindi Zada si pronuncia Zada, ragazzi, non ci posso credere, cioè Zada. Non credo di riuscire a pronunciarlo in questo modo quando avrò bisogno di menzionare questo marchio, perché cioè Zara è semplice, fatto Zara. Zada non mi verrà mai, però adesso sappiamo che evidentemente questa è la pronuncia corretta. Se c'è qualcuno che sa parlare il dialetto castigliano del nord, comunque il dialetto castigliano, e me lo scriva e me lo confermi. Io penso che solo loro sappiano pronunciarlo, tutto il resto del mondo lo pronunci Zara, ma vabbè. Altro marchio che tutti conosciamo sicuramente è Hermès. Io lo pronuncio così, probabilmente sbagliando, adesso vedremo. Comunque Hermès o Hermès, non so se l'H si pronuncia o no, comunque questo marchio famosissimo insomma di accessori di super 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 lusso, e andiamo a vedere effettivamente come si pronuncia. Ok, la pronuncia corretta è Hermès, con questa R che io ovviamente francese non so pronunciare, però la H è silenziosa, quindi tutti gli inglesi e gli americani che pronunciano Hermès sbagliano, la H non si pronuncia, la R è quella moscia francese e la S si pronuncia, quindi Hermès, ragazzi, Hermès. Se vogliamo fare i fighi e pronunciare bene bene questo marchio dobbiamo dire Hermès. So quale sia adesso la pronuncia corretta? Sì. Continuerò a sbagliare per sempre nei tempi dei tempi? Probabilmente anche questo sì, però appunto adesso sappiamo effettivamente come si dice, se vogliamo fare i fighi possiamo farlo, Hermès. Intanto continuerò ad allenarmi, Hermès, Hermès, che non so pronunciare niente in francese, però questo secondo me mi suona quasi bene, insomma ci riesco quasi decentemente, Hermès, fa molto figo poi, non lo so, Hermès, vabbè. Altro marchio che tutti conosciamo, faccio shopping da H&M da secoli, naturalmente, come penso tutti voi, e ho sempre avuto questo dubbio amletico, come si pronuncia? Allora, H&M in italiano, vabbè, in inglese H&M, Hems,
Hemnes Moritz, non lo so come si dice il nome per intero. Andiamo a vedere, ho dei seri dubbi. Quello di cui sono certa è che probabilmente sbaglio. Allora, H&M non si dice H&M, non si dice H&M, si dice H&M. H&M. Adesso non so se riesco a riprodurre bene questo suono. È un brand svedese, questo l'ho capito, non lo sapevo, l'ho scoperto in questo momento. E si pronuncia H&M. Cioè, vabbè, H&M, non ci sarei mai arrivata e non penso onestamente di aver mai sentito nessuno pronunciarlo H&M. Però anche qua, se vogliamo fare fighi, cioè secondo me manco chi ci lavora da H&M sa che si pronuncia H&M, ma se vogliamo fare fighi possiamo entrare da H&M e dire oh, sono andato da H&M e tutti ti diranno, cioè dove? Però questa a quanto pare è la pronuncia corretta del nome appunto accorciato, se vogliamo dire solo H&M, H&M. Se invece vogliamo pronunciarlo per intero è Hans and Moritz. Hans, cioè no Hans. Hans and Moritz, ok, non ci sarei mai arrivata né all'abbreviazione come si pronuncia né al nome per intero. H&M, H&M o Hans and Moritz. Anche qui ho imparato oggi come si pronuncia, sì, continuerò a pronunciarlo in modo errato. Probabilmente devo ammettere di sì, perché è più semplice. Altro marchio, ragazzi, che io veramente non so pronunciare, c'è qualcuno che negli anni ci ha provato a dirmi Nicole si pronuncia così, Nicole si pronuncia colà. Io ogni volta ho difficoltà, anche perché ogni volta mi viene detta una versione diversa, quindi non so mai qual è quella giusta, e si tratta di Saint Laurent, non lo so, Saint Laurent, non ho ben capito. Adesso lo vediamo assieme, lo scopriamo una volta per tutte. Ok, allora, io adesso non so se riesco veramente a leggerla bene, la pronuncia comunque dovrebbe essere Saint Laurent, ok, Saint Laurent, ok, una roba del genere. Questa R è sempre moscia alla francese. Saint non si dice come lo pronunciano gli americani, che dicono Yves Saint Laurent, ma Yves, e su Yves c'ero, cioè su Yves non avevo tanti dubbi, ci posso arrivare. Il problema è Saint Laurent. Yves Saint Laurent, ok, mi allenerò per riuscire in qualche modo a pronunciarlo in modo decente nei miei prossimi video, che ho un sacco di roba in questo brand e non lo sapevo pronunciare. Yves Saint Laurent, ok, poi c'è Burberry, ok, io l'ho sempre pronunciato Burberry, però ho sentito molti pronunciarlo Burberry o Burberry in italiano, non so voi come lo pronunciate, io ho sempre detto Burberry, però non sono assolutamente sicura che sia corretto. Andiamo a vedere, ok, più o meno ero sulla linea d'onda corretta, si pronuncia Burberry, quindi no Burberry, quindi la R no, Burberry, quindi Burberry no, Burberry no, si pronuncia Burberry, quindi Burberry, ripetete com'è, Burberry, ce la possiamo fare, ragazzi. Io sono convinta che comunque alla fine di questo video ci sarà un casino totale, non ci ricorderemo niente, ma per un momento possiamo dire di aver pronunciato Burberry in maniera corretta. Altro dubbio amletico sulla pronuncia del marchio Nike. Io l'ho sempre pronunciato Nike. Poi ho sentito gli americani e gli inglesi, no, penso gli americani, che lo pronunciano Nike. E io un po' ci sono rimasta perché ho detto perché Nike? Cioè ho capito che la E si pronuncia I, però potrebbe anche essere Nike. Quindi non so se abbiamo ragione noi su questo o loro. Penso che gli americani si lo pronunciano tutti Nike. E andiamo a vedere, che questo è molto molto interessante. Io ho sempre detto solo Nike, mai Nike. Ho appena scoperto che il nome è stato, praticamente il brand ha creato, cioè hanno preso il nome dalla dea greca della vittoria, che appunto si chiamava Nike, non lo so pronunciare, adesso vediamo come si pronuncia, ok, però si scrive Nike con la K, questo lo sapevamo, fin qua ci arrivavamo, e dicono che si pronunci Nike, quindi ho sempre sbagliato, io vi prego, scrivetemi se voi avete mai pronunciato Nike o l'avete sempre pronunciato Nike, perché io non ho mai sentito nessuno appunto, se non gli americani, pronunciarlo Nike.
ma sembra che effettivamente si pronunci proprio così. Nike, cioè da oggi ragazzi dobbiamo sforzarci a dire Nike, ma non per la pronuncia americana quanto per la pronuncia greca. Ragazzi, se c'è qualcuno che sa parlare il greco me lo scriva, ma è effettivamente Nike. Quindi da oggi in poi non ci prendiamo più le scarpe e la tuta della Nike, ma ci prendiamo le scarpe e la tuta della Nike. Ragazzi, anche qua ragazzi, io questa la devo dire ogni volta praticamente, cioè adesso ho imparato come si dice, ma lo correggerò, ma lo pronuncerò correttamente? Molto probabilmente no. Ok, poi c'è questo brand di telefonia, Huawei. Allora, io l'ho sentito, io lo pronuncio Huawei e ho sentito tantissimi pronunciarlo Huawei senza la H. Non ho ben capito se una delle due sia effettivamente la pronuncia corretta oppure manco per caso la pronuncia corretta è una terza pronuncia che non conosciamo. Adesso ci documentiamo e vediamo assieme di svelare questo mistero arcaico. Non si pronuncia decisamente Huawei, la H non si pronuncia ed è pronunciato Huawei, ok? Quindi Huawei, ok? Quindi se lo avete pronunciato così, Huawei, avete ragione, questa è la pronuncia corretta e io ho sempre sbagliato dicendo Huawei, volevo farmi figa pronunciando la H, invece no, la H non va assolutamente pronunciata ed è Huawei, che è anche molto semplice. Tra l'altro non sapevo nemmeno che si trattasse di un marchio cinese, quindi penso che questa sia la pronuncia cinese corretta, Huawei. Huawei. Poi c'è quest'altro marchio che io non so veramente pronunciare, quindi ci provo. Io l'ho sempre pronunciato Balmain. Ok, l'ho sentito così, penso dagli inglesi, Balmain, penso tutti conosciate questo marchio, un noto marchio insomma di anche questo abbigliamento, insomma una casa di moda molto conosciuta, fanno delle giacche meravigliose, io l'ho sempre pronunciato Balmain. Adesso andiamo a vedere effettivamente, perché anche questo è un marchio francese, quindi abbiamo scoperto che il francese ci lascia sempre abbastanza sorpresi quando andiamo a sentire com'è effettivamente la pronuncia. Andiamo a vedere, qualcosa mi dice però che non sarà Balmain. Ragazzi, io ti ho davvero appena fatto una puzzetta. Rumorosissimo, non ci posso credere, vabbè. Perché? Cioè, io cerco di fare un video normale, quasi professionale, però Gatto Deve mi rovina tutto. Allora, anche qui sono rimasta abbastanza scioccata, ragazzi, perché non è Balmain, non è Balmain, ma è Balmain. Allora, adesso spiegate voi francesi perché la L non la pronunciate, in questo caso, in altri casi sì, non lo so, mi state confondendo, però è Balmain, quindi non Balmain, no Balmain, no Balmain, ma è Balmain. Anche questo è molto semplice, alla fine se ci pensiamo, Balmain, Balmain. Mi piace quella giacca di Balmain, vorrei un vestito di Balmain. Comunque io vorrei fare una prova ed entrare in un negozio Balmain, sto per dire Balmain di nuovo, vedete com'è? Cioè sei programmato, ormai lo pronunci, continui a pronunciarlo così per tutta la vita, ma sarei troppo curiosa di entrare in un negozio di questo brand, ok, e di vedere come lo pronunciano loro, perché secondo me nessuno sa che si pronuncia Balmain. Io non ci sarei mai arrivata. Balmain, Balmain, non Balmain, Balmain. Altro marchio famosissimo di sport, di abbigliamento sportivo è Adidas. Io l'ho sempre pronunciato Adidas e poi ho sentito, non so se gli inglesi, gli americani, non lo so, che lo pronunciano Adidas. E adesso mi è venuto un grossissimo dubbio, cioè è Adidas, è Adidas o è qualcosa tipo Adidas? Adesso lo scopriremo assieme una volta per tutte. Ho scoperto, ragazzi, che l'abbiamo sempre pronunciato nel modo corretto noi, si dice Adidas, non si dice Adidas, non si dice Adidas, si dice Adidas. Finalmente una cosa che sapevamo come si pronuncia correttamente, ragazzi, non so voi ma io sono un disastro, scrivetemi quante ne avete azzeccate fino adesso e quante invece ne avete sbagliate. Quindi abbiamo ragione, si pronuncia Adidas, se sentite un inglese o un americano che lo pronuncia Adidas, correggetelo, fate i fighi, si pronuncia Adidas.
Adidas. Altro brand molto conosciuto è, io non lo so pronunciare, quindi adesso vedremo se io l'ho sempre pronunciato Lanvin o Lanvin, non lo so, Lanvin di solito, e anche questo è un marchio molto molto conosciuto nel mondo della moda. Andiamo a vedere, mi sto già vergognando per sicuramente ho sbagliato, sto sbagliando anche qua, andiamo a vedere qual è la pronuncia corretta. Non si pronuncia Lanvin, non si pronuncia Lanvin, si pronuncia Lavon. Non si pronuncia la prima N ma la seconda sì, adesso tutte queste teorie mi stanno confondendo, ma si pronuncia Lavon, Lavon, Lavon. Non ci sarei assolutamente mai arrivata, non penso che me lo ricorderò mai. C'è qualcuno di voi che sapeva che si pronuncia Lavon? Io no. Cioè, sono rimasta abbastanza scioccata. Lavon. Quindi tutti quelli che ho sentito pronunciarlo Lanvin, Lanvin, tutto sbagliato. Lavon. Altro brand molto famoso, questa volta di tecnologia, è Asus. Insomma, tutti abbiamo avuto, penso, un qualcosa di questo marchio. Io avevo il mio computerino piccolino piccolino rosa tanti anni fa, che ho usato fino a quando non ha funzionato più, fino all'ultimo proprio respiro, e mi sono sempre chiesta, ma si pronuncia Asus? Perché gli americani dicono Asus. Quindi voglio capire, si pronuncia Asus, Asus, Asus? Non lo so, adesso lo scopriamo assieme una volta per tutte. Ok, io scioccata anche qua ragazzi, si pronuncia Asus. Quindi niente di quello che pensavo, non si pronuncia assolutamente Asus, si pronuncia Asus. Io pensavo o Asus o Asus, no, Asus ragazzi, quindi entrambe le S sono S sorde e la A si pronuncia come in italiano, Asus. Pazzesco, vabbè, io non penso che riuscirò a ricordarmi manco uno di questi nomi, manco uno di questi marchi, come si pronuncia, più che altro perché sono stata abituata per così tanto tempo a pronunciarli male che devo veramente, veramente cercare di inculcarmeli in testa per non sbagliare ancora. Asus, ragazzi, con l'accento sulla U. Asus. Altro marchio, ragazzi, che secondo me è impronunciabile, mi sono sempre chiesta ma come si pronuncia questo marchio, è Tally Whale o Tally Whale. Io ho sempre detto Tally Whale, addirittura a volte dicevo Tally Whale perché proprio che ne so, e quindi andiamo a scoprire insieme questo marchio come si pronuncia una volta per tutte, così ci togliamo questo pensiero. Non so se voi lo conoscete oppure no, ma presumo di sì, è un marchio molto conosciuto di abbigliamento, insomma low cost, che mi è sempre piaciuto onestamente, ma non so mai, non ho mai saputo pronunciarlo. Ok, ho scoperto che si tratta di un marchio svizzero, precisamente della parte della Svizzera in cui si parla tedesco, e si pronuncia Tally Whale. Ok, quindi e avevo ragione a dire la V in quel modo, ma non pensavo si dicesse Tally, pensavo Tally. Tally Whale si dice, Tally Whale, abbastanza difficile ma ci possiamo fare pratica su. Tally Whale, Tally Whale, non ci sarei mai arrivata, questa è l'unica certezza che ho. Quindi mia family, la batteria sta per abbandonarmi definitivamente, spero che vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto scrivetemi nei commenti e ne farò un altro, ma soprattutto voglio che mi scriviate nei commenti quali sono quelli che avete veramente sempre sbagliato a pronunciare, non fatemi sentire sola che sono l'unica che non li sapeva pronunciare. Quindi questo è tutto per il video di oggi, vi mando un bacio fortissimo, un bacio fortissimo, un bacio grandissimo e vi abbraccio fortissimo, venite qua che non mi dimentico mai dell'abbraccio finale e vi abbraccio forte, 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 forte ragazzi, che vi voglio bene, sono fuoco, sì, ok, così riesco a salutarvi, a domani sempre alle 17:30 mi raccomando, iscrivetevi al canale intanto e mettete like, a domani, ciao!